Non avete l'impressione che la cifra del tempo che stiamo vivendo sia diventata l'aggressività? Ce ne rendiamo conto quando siamo a un semaforo, in coda al supermercato, guardando i social, accendendo la televisione, ascoltando la radio. Sembra sempre che al dialogo, al confronto, si preferisca il conflitto. Amiamo il conflitto. Ma perché è successo? Perché ci attira così tanto? Perché è diventato quasi fastidioso, sicuramente poco di moda, mostrarsi aperti, gentili verso gli altri? Ma partiamo da una domanda. Cosa significa davvero essere gentili? Un modo di proporsi e di rispondere agli altri. È qualcosa che intanto ti permette di vivere bene. A cosa serve? Da dove arriva? Gentile voleva dire nobile, ma nobile di famiglia, con gli antenati, lo stemma, persona importante. E i nobili si vantavano della loro gentilezza. E i poeti che dicevano no, ma la nobiltà sta nell'animo, non negli antenati, appunto. E allora ho voluto cominciare un viaggio dentro il nostro mondo, dentro la nostra natura umana, ma anche fuori, cercando le tracce della gentilezza oltre la nostra specie, nella natura che ci circonda. Le piante sono degli esseri viventi incredibilmente gentili da questo punto di vista. L'ambiente che ospita una pianta è sacro per una pianta. Noi non vedremmo mai quella cosa che noi umani facciamo sempre. Una pianta addirittura sempre lascia l'ambiente che ha sostenuto la propria vita in condizioni migliori di come l'ha trovato. E allora ho scoperto che la gentilezza è la qualità più forte degli individui, perché per essere gentili ci vuole coraggio. Sì, ecco, è vissuta come una debolezza, quando invece la gentilezza nei momenti concitati è il potere, quello è il potere. Sei potente, sei un supereroe se riesci ad essere gentile nei momenti concitati, ci riescono in pochi. Io sono Mario Calabresi e vi sto parlando di una serie podcast che racconta un modo speciale di stare al mondo. Si chiama Sulla Gentilezza. Sulla Gentilezza è un podcast di Cora Media e di Fondazione Amplifon.